Tragico rogo nel pomeriggio a Cosenza, fiamme in un appartamento del centro storico, i cadaveri trovati dai soccorritori. Non funziona da anni l'ascensore della stazione ferroviaria di Paola, disagi per i viaggiatori in transito, uno dei principali snodi ferroviari calabresi, segnalato il guasto, nessun intervento. Sequestrato da guardia di finanza, un lido balneare abusivo a Croparati nel Cosentino, deviato il letto di un torrente, un uomo è stato denunciato alla struttura, priva di qualsiasi autorizzazione. Lavoravano da 40 anni, ma secondo il comune di Tropea non avevano le credenziali per restare aperti a Ferragosto. La protesta dei ristoratori che ribattono: siamo in regola. Sold out per il concerto di Brunori Sassa e Ruderi di Cirella. L'evento, promosso dalla Fondazione Lilli Funaro, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere la ricerca contro il cancro. Buonasera dalla redazione del TGTN, un'apertura di questa edizione serale del telegiornale. La tragedia avvenuta nel centro storico a Cosenza nel pomeriggio, nei pressi del Duomo, un incendio ha causato la morte di 3 persone, 2 uomini e una donna. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per domare le fiamme. Ci racconta tutto Saba Baldino, sentiamo. Sono le 17 quando le fiamme avvolgono un'abitazione del centro storico di Cosenza. Siamo in corso Telesio, vicinissimi al Duomo. Il rogo in pochi minuti si propaga, non lasciando scampo alle persone che abitano nell'appartamento sito al terzo piano della palazzina. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato causato da una fuga di gas. Panico tra i residenti che si sono riversati in strada, difficili soccorsi, come vedete dalle immagini girate da Mario Scarpelli. I vigili del fuoco al lavoro per ore, diverse le squadre impegnate nello spegnimento del rogo. Il fumo nero intenso copre la città e il cielo d'agosto nella sera cosentina. Corso Telesio è chiuso alle auto, carabinieri, polizia e sanitari del 118, sul posto anche il vice sindaco Iole Santelli. Non è agevole lavorare per i soccorritori, si teme che il solaio dell'appartamento possa cedere e si procede nel limitare i danni ed evitare che le fiamme danneggino gli stabili adiacenti, palazzi di pregio storico. Probabilmente le operazioni andranno avanti per tutta la notte. C'è una sola certezza al momento: ci sono dei morti, si tratterebbe di 3 persone, 2 uomini e una donna, che occupavano da tempo, pare abusivamente, la casa distrutta dal fuoco. Altri particolari naturalmente nelle prossime edizioni. Altra tragedia questo pomeriggio a Corigliano: un 14enne è morto cadendo dalla bicicletta e battendo la testa. Il ragazzino, secondo i primi rilievi dei carabinieri della locale compagnia, potrebbe aver perso l'equilibrio a causa di una buca sull'asfalto ed è caduto battendo violentemente la testa. È stato un automobilista di passaggio a notare il corpo del ragazzino riverso a terra sulla strada accanto alla bici. Sul posto sono intervenuti 118, ma per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Una conferma della dinamica è venuta anche dal medico legale, che con la prima ispezione cadaverica ha riscontrato ferite compatibili con una caduta accidentale. Cambiamo argomento, andiamo alla stazione di Paola. Ci sono disagi ormai da tempo perché è bloccato l'unico ascensore in utilizzo al snodo ferroviario molto importante della provincia di Cosenza. Anziani, disabili, uomini e donne con valigie sono costretti a fare le scale. Nonostante il disservizio sia stato segnalato più volte, nessun intervento risolutore è stato effettuato. Sentiamo. Ha faticato per fare le scale? Ho faticato sì, ho 85 anni, tutti gli anni vengo qua, sono 50 anni che vengo qua da Roma, e fa schifo, no? La ferrovia dello Stato, paghiamo, che paghiamo? 50 anni, con le valigie, fra un po' di giorni devo partire, con le valigie me la devo fare a piedi, fanno proprio schifo, fanno. Nessuno va in direzione a Baccaia. Il signor Giuseppe è il meno diplomatico, ha appena terminato di fare le scale del sottopassaggio all'interno della stazione di Paola, a 85 anni, col caldo, non è facile. Purtroppo però, nella struttura ferroviaria della città del Tirreno non esistono scale mobili e l'ascensore, come recita il cartello, è fuori servizio. Già, il cartello, lo stesso che abbiamo visto e fotografato il 30 novembre 2016, 9 mesi fa, ma c'è chi giura di averlo visto anche in periodi precedenti.
In effetti, ci dicono, l'impianto, nonostante gli interventi di manutenzione, in questi ultimi anni ha funzionato solo per brevi periodi, costringendo gli utenti a inerpicarsi per le scale, sollevando pesanti valigie o carrozzine. Qualcuno ha la fortuna di incontrare persone disponibili a dare una mano, spesso proprio il personale di Trenitalia, ma non si può andare avanti così. Vedo adesso che c'è scritto fuori servizio, vedremo come fare. Adesso come fa col passeggino? Faccio il giro lungo, mi squaglio un po'. È da oltre un anno rotto e io ho problema di deambulazione e praticamente mi trovo sempre in difficoltà. Non funziona, ho fatto reclame, niente, non esiste miglioramento. Qui. Cosa le hanno risposto? Niente, che si deve riparare, di aspettare, di avere un po' di pazienza. Fatica la stazione di Paola? Un pochino sì. Navigando su internet si trova il progetto relativo ai lavori di ammodernamento della stazione. Tra gli obiettivi, quello di eliminare le barriere architettoniche, che invece esistono e come, e costringono i disabili a percorsi tortuosi o a servirsi di una toilette dislocata in un prefabbricato. Abbiamo contattato l'ufficio stampa di RFI, che è responsabile della struttura. A breve avremo una risposta. Intanto, invitiamo gli utenti a pazientare ancora un po'. Ebbene, RFI ci ha risposto, nelle prossime edizioni appunto le importanti novità previste per la stazione di Paola e qualche precisazione che è doverosa. Allora andiamo avanti, parliamo invece dei funerali, sono svolti a Botricello, Dolore e Sgomento nel Catanzarese, dove si sono svolti appunto i funerali di Salvatore Gidari, il ferroviere morto in seguito a una lite per una mancata precedenza stradale. Vediamo. Un lungo applauso, il volo dei palloncini bianchi e rossi, le lacrime e il silenzio di Botricello per l'ultimo saluto a Salvatore Gidari, il 56enne morto nei giorni scorsi dopo un lungo coma. I funerali nella chiesa di San Michele, l'uomo lascia la moglie e tre figli. Salvatore Gidari, ferroviere, si è spento nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverato dal 21 luglio scorso, a seguito di una lite con un automobilista per una mancata precedenza. È accaduto sulla 106. L'uomo stava attraversando la strada a piedi. Un'auto è passata senza fermarsi. L'uomo ha urlato qualcosa al giovane alla guida del mezzo, che si sarebbe fermato colpendo il ferroviere con un calcio. Il 56enne è caduto a terra battendo la testa e non si è più ripreso. Il conducente dell'auto è agli arresti domiciliari. Una brutta vicenda di violenza cieca che ha lasciato sgomenta l'intera comunità. È una comunità sconvolta quella di Botricello per quello che è accaduto. La morte di Salvatore Gidari ha colpito tutti e lo ha dimostrato la grande partecipazione che c'è stata al suo funerale. Sono episodi che non dovrebbero mai accadere, ci auguriamo che in futuro certe cose possano non esistere. Purtroppo ci sono altri episodi anche in tutta Italia che simili a quelli di Salvatore, e questo ci lascia sgomenti. Ci auguriamo che tutti possano uscire da questa spirale di violenza e che si possa veramente risollevare con un po' più di umanità, affrontare i problemi di ogni giorno. Andiamo adesso a Tropea nel Vibonese per raccontarvi una storia davvero singolare. Lavorano da 40 anni, ma ora il municipio si è accorto che i titolari di un ristorante non hanno le autorizzazioni necessarie e per Ferragosto hanno disposto la chiusura dell'attività. I ristoratori non ci stanno, ribattono che è tutto in regola e protestano. È da 40 anni che svolgono l'attività sotto gli archi di fronte alla rinomata spiaggia delle Roccette a Tropea, un ristorante che è dunque un tutt'uno con la storia turistica della Perla del Tirreno. Eppure, solo ora, e a ridosso di Ferragosto, quando la spinta turistica offre la punta massima delle occasioni imprenditoriali, ci si accorge che il locale operava senza le necessarie autorizzazioni, per cui ne è stata disposta la chiusura immediata, perché tra l'altro lo stesso ristorante si troverebbe in zona R4, vale a dire ad alto rischio idrogeologico. Per questo motivo è scattata la protesta, con il traffico bloccato per 4 ore ed il conseguente caos nella circolazione nella zona marina di Tropea. La titolare del ristorante, oltre alla quarantennale attività, ricorda che ben 4 famiglie qui ci lavorano e spiega anche che lei ha speso una significativa cifra per mettere in regola il locale, così come richiesto dall'azienda sanitaria. Insomma, è convinta di avere tutte le carte in regola e non capisce i motivi di questa decisione. Ora, con la mediazione dei carabinieri, il
blocco stradale è stato rimosso ed un primo incontro con il sindaco e il dirigente comunale si è avuto. Impossibile al momento ipotizzare la riapertura del ristorante, ma forse un compromesso per non bloccare completamente l'attività si potrà pure attuare, almeno autorizzando la vendita di panini e bibite sotto la tettoia, fuori dagli archi e senza più usare i servizi. Un compromesso momentaneo, anche perché la titolare del ristorante non si rassegna, pronta ad attuare altre azioni di protesta. Non aveva invece alcuna autorizzazione il titolare di un lido improvvisato a Cropalati, è una delle storie che ci raccontano le nostre brevi di cronaca. Scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza, un lido balneare realizzato abusivamente nell'alveo del torrente Ecoserio di Cropalati in provincia di Cosenza, i finanzieri hanno individuato lo stabilimento dove, modificando il letto del torrente, era stata creata una piscina artificiale. Il responsabile, alla vista dei finanzieri, si è dato alla fuga, raggiunto, ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna autorizzazione. L'uomo, privo di partita IVA, è stato denunciato e l'area di 3.000 metri quadri sottoposta a sequestro. Un incendio di sterpaglie scoppiato stamattina a Reggio Calabria in via Catanoso si è propagato fino a raggiungere il vicino poligono di tiro a segno nazionale. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di rifiuti abbandonati, oltre a interessare la struttura sportiva, hanno lambito anche alcune abitazioni di via Reggio Campi, secondo Tronco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale, della città dello Stretto, con 18 operatori che sono riusciti a spegnere il rogo. 35 le persone indagate nell'ambito dell'operazione Pactotum che compariranno in tribunale a Cosenza il prossimo 14 ottobre. Le accuse contestate a vario titolo sono traffico internazionale di automobili, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, usura ed estorsione. Un gruppo specializzato dei vigili del fuoco ha rimosso un fusto sospetto sulla spiaggia di Marinella, Gizzeria. Sul posto anche i vigili urbani che hanno isolato l'area attorno al fusto, all'interno del quale sarebbero state trovate tracce di idrocarburi. Dai rilievi effettuati non risulta alcuna traccia di elementi radioattivi o sostanze chimiche dannose. Altra storia da Reggio Calabria, personale delle volanti della questura ha arrestato un marocchino 44enne, ambulante, munito di regolare permesso di soggiorno, con l'accusa di tentata rapina e procurato allarme. L'uomo è entrato nella filiale Unicredit di Piazza Italia, armato di una pistola a giocattolo, è andato nell'ufficio del direttore, minacciandolo anche con un ordigno, che poi è risultato anche questo falso, e chiedendo che gli fosse consegnato del denaro. Gli agenti, con l'ausilio della guardia giurata in servizio nella banca, hanno bloccato l'uomo. Sul posto è intervenuto anche l'artificiale della Polizia di Stato, che ha confermato la natura inoffensiva delle armi, ma il gesto è stato assolutamente reale. Apriamo la pagina dello spettacolo, si chiude con Biagio Izzo, la prima parte del Festival Euromediterraneo di Altomonte, che continua però per tutto l'autunno. Sentiamo. Stacchiamo la spina, ridete, ma che ce ne fotte, ridere, fa buon sangue, si sta meglio, si sta bene, pure i problemi, i guai si superano, e io vi posso garantire che dopo questa serata, se vi lasciate andare, staccate la spina per un'oretta insieme, andrete a casa, ve lo posso garantire, non lo dico io, che i vostri guai staranno ancora là, nessuno li ha toccati, quindi lasciatevi andare, ascoltatemi sul passato, se vi siete andati. La filosofia tutta napoletana di Biagio Izzo ha creato la giusta atmosfera per uno spettacolo molto apprezzato che ha chiuso la prima parte della 30ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte. Siamo al termine di questa prima parte del festival, si cala dunque il sipario su una 30ª edizione molto sentita. Altomonte accresce la sua figura in questo 30° anno, andando a mantenere un ruolo principale all'interno della Regione Calabria. Come nei due anni precedenti, questa amministrazione ha confermato la sua capacità di promuovere il territorio attraverso l'uso dei mezzi culturali e in particolare del Teatro Costantino Bellucci.
Il festival, seguendo il motto Connessioni culturali, rappresenta un punto d'incontro della cultura in tutte le sue espressioni. Lo spettacolo di Biagio Izzo è un altro tassello di questo mosaico. Il mio spettacolo è un calderone che poi attingo da questo grosso calderone, che sono però sempre, ci tengo a dire, sprazzi di vita quotidiana esasperati da me. Mi piace raccontare cose vere, cose che accadono un po' a tutti, comuni a tutti, dove la gente si riconosce e si ride addosso. Dovrebbe essere un momento di grande gioia, di grande felicità per questi ragazzi che si sposano. Vi posso garantire che quando arriva una partecipazione ai matrimoni in una famiglia c'è sto un lutto, anche se fosse molto un parente. Apre la partecipazione, Salvatore e Anna sono lieti di invitarti al loro matrimonio. Ma che cazzo sono? Il Festival Euro-Mediterraneo punterà adesso a costruire anche una vera officina del festival, creando uno spazio di produzione in collaborazione con i diversi artisti che calcano le scene di Altomonte. E la seconda parte del festival comprenderà nuovi ed interessanti eventi. Ci aspetta un autunno importante dove c'è il Divino Jazz, che sarà uno spazio di rappresentazione ma anche di scuola, il Premio Altomonte. Ci sarà questo grande forum sul turismo esperienziale, perché non ci dimentichiamo che noi dobbiamo far sì che ogni evento porti un'economia, e l'economia che porteremo, che vogliamo portare, è quella di fare attrazione turistica e utilizzare le risorse economiche per costruire l'economia. È sold out per il concerto di Bruno Risas ai Ruderi di Cirella, l'evento promosso dalla Fondazione Lilli finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere la ricerca contro il cancro. Sentiamo. Teresa Carlos, il senso che sto rischio calcolato, togli il sapore pure al cioccolato e non si basta più. Notte di stelle, di musica, di suggestioni e spettacolo ai Ruderi di Cirella per l'atteso concerto di un artista calabrese tra i più amati, Bruno Risas, che torna con il quarto album di inediti A casa tutto bene, accompagnato dalla sua band. Musica di qualità e solidarietà nella tradizione di un evento giunto alla 13ª edizione, promosso dalla Fondazione Lilli Funaro, che nel solco di una lunga tradizione ha visto alternarsi nel tempo sullo stesso palcoscenico Pino Daniele, Samuele Bersani e Fiorella Mannoia. Solo per ricordarne alcuni, la Fondazione si caratterizza per l'impegno nella ricerca contro il cancro. La missione della Fondazione è principalmente quella di sostenere la ricerca sul cancro. Anche questo concerto ha queste finalità, il ricavato di questa serata che vede un teatro di Ruderi strapieno, finalizzato appunto a sostenere la ricerca sul cancro attraverso l'assegnazione di borse di studio. Nei primi anni di attività la Fondazione è riuscita a destinare oltre 150.000 euro in questi progetti di ricerca. L'obiettivo è quello di continuare a cercare di dare una speranza a chi soffre, e magari dandola con un sorriso, quel sorriso che poi ha contraddistinto sempre Lilli nel corso della sua vita. Lilli, giovane studentessa di medicina, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia, ma lei continua a vivere attraverso la fondazione, l'impegno della famiglia, la grande passione che era la musica. Mamma, mamma, la, 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 la. Andiamo a Rocca Imperiale per Lemon Fest. Rocca Imperiale sta celebrando la quarta edizione di Lemon Fest, tre intense giornate dedicate al prodotto principe della sua terra, il limone. Lemon Fest arricchisce quelle che sono le tante iniziative estive, ormai rappresenta una delle iniziative di punta che l'amministrazione comunale ha inteso anche quest'anno promuovere, coordinando quelli che sono i vari produttori, ma soprattutto il consorzio del limone per la tutela e la valorizzazione, che sta svolgendo, ritengo, un lavoro importante proprio per continuare in questo percorso di riscoperta, di storia, ma soprattutto di promozione di un prodotto di punta che ormai non è solo un prodotto della nostra Rocca Imperiale, ma della Calabria intera.
La storia di Rocca Imperiale è intimamente legata al suo limone che si fregia del prestigioso marchio IGP e che da oltre un secolo costituisce il motore dell'economia del territorio. Oggi i tempi sono maturi per fare importanti passi avanti verso quella filiera il cui processo è già iniziato e che potrà far decollare in maniera determinante lo sviluppo socio-economico di tutto l'Alto Ionio. Ormai i produttori hanno ben compreso che bisogna stare insieme e soprattutto bisogna stare nei processi in maniera innovativa, in maniera moderna. In questa direzione ormai i nostri produttori collaborano quotidianamente con la nostra università, quindi ci sono stati passi importanti e sono convinto del fatto che gli anni che verranno saranno gli anni più propizi, anche perché a breve porteremo, come dire, a realizzazione una cantina che poi abbiamo trasformato grazie al cambio di destinazione d'uso che ci è stato concesso alla Regione Calabria in un centro per derivati di limoni, quindi diciamo che è un percorso in cammino ma sicuramente lodevole e importante. Tu dimmi quando, quando. Il Lemon Fest è anche l'occasione per far vivere a turisti e visitatori momenti di sano intrattenimento. Dopo gli spettacoli dei primi due giorni che hanno visto alternarsi numerosi artisti, tra cui il comico Gianluca Blumetti e il gruppo folk dei Reina Nera, cresce l'attesa per il concerto di stasera, che vedrà sul grande palco dell'Arena del Mare Fabrizio Moro. Altro comune, altra iniziativa, a Roseto Capospulico, scusate, suoni e suggestioni di una notte di mezza estate, vediamo. A Roseto Capospulico, successo straordinario per la quarta edizione di Suoni e suggestioni di una notte di mezza estate. Quest'anno è l'estate 2017, quindi ha una magia nel suo numero, questa bandiera blu che ci ammanta e ci rende tutti gioiosi, perché io percepisco lo stare bene dei nostri ospiti, perché quando i servizi sono adeguati a una località turistico-balneare, seppur con tantissimi sforzi, lo diciamo sempre, ma quando cerchiamo di elevarci, la Calabria è più bella che gli altri posti. Questa serata l'abbiamo voluta già dal primo anno, quindi è arrivata già la sua quarta edizione. Ogni anno ci riserva delle sorprese nuove, perché gli artisti si aggiungono, le specificità di ognuno vengono ad arricchire questo palcoscenico naturale e il lungomare si anima come d'incanto, perché lo illuminiamo e con le luminarie credo che poi prendano vita una serie di folletti, una serie di rituali magici che rendono più bella l'estate dei nostri ospiti. Fino alle prime luci dell'alba, migliaia di visitatori hanno potuto godere delle numerose attrazioni offerte da tanti artisti, che si sono esibiti in accattivanti spettacoli, non solo sui palchetti disseminati per tutto il lungomare, ma anche tra la folla, coinvolgendo in giochi e magie grandi e piccini. A mezzanotte poi lo spettacolo più bello, quello dei fuochi pirotecnici, in due diversi punti della spiaggia. Stupore e meraviglia per oltre 20 minuti hanno accompagnato l'entusiasmo di migliaia di persone che hanno cercato di immortalare con i loro scatti puri momenti di magia, complice anche l'effetto spettacolare delle limpide acque del mare, illuminate dal gioco di luci e dai lunghi fuochi che hanno reso ancora più calda una dolce notte d'estate, accarezzata da una delicata brezza marina. La quarta edizione di Suoni e suggestioni di una notte di mezza estate ha creato la giusta atmosfera per il prossimo importante appuntamento. Il 21 agosto, infatti, sulla spiaggia antistante il meraviglioso castello, la settima edizione di Serenate a Federico II, oltre ad offrire ai tanti ospiti il concerto di Dolce Nera, svelerà un'altra importante pagina della storia di Roseto Capospulico. Si avvicina per il calcio l'esordio del Crotone nel secondo campionato di Serie A consecutivo, Crotone che affronterà il Milan. Non ci può essere esordio migliore, più difficile. Umiltà, lavoro e entusiasmo sono le nostre parole d'ordine per affrontare questa stagione. Esordisce così Davide Nicola nella prima conferenza stampa che precede l'avvio del campionato. Oggi ho visto le griglie di partenza del campionato, dice il tecnico, che ci danno sempre negli ultimi posti. Mi trovano d'accordo, anche se quest'anno conosciamo la categoria e sappiamo
sappiamo chi incontreremo. Come l'anno scorso, una grande sfida, siamo come quella gazzella che ogni mattina deve correre per non essere sbranata. Noi dobbiamo metterci sotto e correre nella consapevolezza che non possiamo competere con le prime, ma con l'entusiasmo di voler vedere dove possiamo arrivare. A proposito di Crotone, oggi è data anche l'agibilità dello stadio Ezio Scila, dopo i lavori di copertura ancora non terminati, ma ci sarà una protezione per il cantiere ancora in corso nella gara con il Milan. Milan che non avrà Bonaventura, che ha subito un infortunio abbastanza serio che lo terrà fuori almeno per questa gara. Ricordiamo anche che domani alle 17, ultimo test amichevole del Cosenza con la Palmese al Marulla, prima di affrontare poi il Monopoli sabato prossimo in campionato. Adesso il meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Si prospetta un classico fine settimana estivo sulla nostra regione, con tempo stabile e caldo nella norma, salvo possibile lievi disturbi sui monti. Da lunedì però è in arrivo una nuova possibile e veloce rinfrescata, ma questa volta con una percentuale maggiore che si verifichi qualche acquazzone. Ma di questo ne riparleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili deboli piovaschi. Temperature stazionarie. Sabato, generale condizione di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità per lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con possibili deboli piogge. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì mari calmi o poco mossi con venti a regime di brezza. Sabato mari calmi o poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci e buonanotte.